Ciao ragazzi, benvenuti ai pronostici della terza giornata di Serie A. Cominciamo subito, non perdiamo tempo, cominciamo con l'anticipo di venerdì. Partita che sarà trasmessa da Sky, Milan-Roma. Il Milan che ho visto a Napoli è un Milan a due facce. Abbastanza bene la prima parte, malissimo la seconda. Però è anche vero che è un Milan che non è che abbia fatto vedere chissà che cosa. Il Napoli secondo me ha comunque meritato la vittoria. La Roma vista con l'Atalanta, secondo me, considerando che l'Atalanta è una squadra con una preparazione per l'Europa League, purtroppo fallita, visto che è uscita ai rigori proprio stasera, secondo me ha fatto una buona partita con l'Atalanta, rischiando addirittura di vincerla. Come vedo io Milan-Roma, la vedo una partita che potrebbe capitare qualsiasi risultato, ma voglio rischiare e metto 1x per il Milan. Sabato alle 18 Bologna-Inter. Allora, io qua non voglio neanche parlare troppo. L'Inter ha fatto un punto in due partite. Se l'Inter perde o pareggia col Bologna, cioè, secondo me lì c'è qualcosa proprio che non ha funzionato in tutto. Quindi assolutamente metto il 2 all'Inter, senza neanche star troppo a pensarci. Sabato alle 20:30 su DAZN Parma-Juventus, prima partita della Juve su DAZN, la Juve che torna al Tardini contro il Parma. E io credo che la Juve qua possa vincere la partita. E l'altra volta mi sono giocato il gol di Ronaldo. Per scaramanzia non me lo gioco, ma avete capito cosa volevo dire. Quindi metterei il 2 della Juve a Parma. Secondo me Parma ancora deve ancora entrare, secondo me, nella mentalità della Serie A. Ancora non c'è proprio, è normale anche che sia così, tanti giocatori che stanno esordendo. Domenica Fiorentino-Udinese 1 Fiorentina, non perdiamo neanche tempo. Atalanta-Cagliari domenica alle 20:30, Fiorentino-Udinese la su DAZN, Atalanta-Cagliari su Sky. Questa è una partita secondo me che bisognerà vedere quanto lascerà questa sconfitta dell'Atalanta di stasera, quanto influirà poi alla fine, e quindi metto 1 Atalanta, ma attenzione perché bisognerà vedere l'approccio della partita. Chievo-Empoli, l'ultima partita che ci sarà su DAZN di quelle che ho elencato qua. Secondo me l'Empoli andrà a vincere a Verona, quindi 2 dell'Empoli. Lazio-Frosinone, il derby del Lazio appunto, ma credo che la Lazio vincerà e farà i primi punti in Serie A di quest'anno, quindi 1 la Lazio. Sampdoria-Napoli, credo che alla fine anche qui il Napoli vinca, perché il Napoli è più forte della Sampdoria, quindi 2. E credo che stia anche meglio della Sampdoria, che non mi sembra ancora proprio... non mi sembra entrata ancora nell'ottica giusta. Sassuolo-Genoa... e qua metto l'uno del Sassuolo che sta giocando un grande grande calcio. E Torino Spal, io qua mi giocherei l'X2 Spal, perché secondo me farà il risultato all'Olimpico Grande Torino, a sorpresa secondo me. Ragazzi, questi sono i miei pronostici di questa settimana e niente, allora vedremo dopo quanti ne azzeccheremo. Fate i vostri ovviamente qua sotto, iscrivetevi al canale e lasciate un like sotto il video. Ragazzi, io vi saluto, vi mando un grande abbraccio e al prossimo video. Ciao!